lo sport è sempre stata la mia passione. È stata veramente la mia passione sin dall'inizio, da ragazzino, perché ho cominciato all'Oratorio delle Grazie, insomma. Sono cresciuto lì con grande passione, ma non solo per il calcio che poi è arrivato dopo, ma soprattutto per la pallacanestro, perché lì non si poteva giocare a nient'altro che alla pallacanestro. Poi è diventato calcio perché ho capito per la mia altezza che non potevo avere dei grandi obiettivi. E allora ho puntato tutto sul calcio, ma questo puntare non era derivato dal puntare sull'aspetto economico, puntavo di emergere, diventare qualcuno nell'ambito sportivo, puro e semplice. Dopo aver fatto il giocatore, dopo aver giocato, ho fatto l'allenatore e poi adesso l'opinionista, così si dice, no? Così ci chiamano. Ma il primo traguardo importante è quando ho esordito in Serie A, chiaramente con l'Atalanta, no? Nel settembre del 65, lontano settembre del 65, ero un ragazzino, avevo 18 anni, ho trovato Puricelli, siccome lui era chiamato testina d'oro, no? E allora io, siccome saltavo bene di testa, evidentemente la pallacanestro mi aveva dato questo, mi ha dato un grande aiuto nell'elevazione, no? E lui si è rivisto in me, no? E allora appena ha potuto mi ha fatto esordire. Se ritornassi indietro rifarei totalmente quello che ho fatto, perché io sono stato contentissimo della mia vita, non solo di uomo ma anche di calciatore, perché quello che volevo fare sono riuscito a farlo.